ancora sul tuo film, oltre, in questo rapporto anche più diffuso e operoso che hai con Napoli, con i giovani talenti e anche per il tuo ruolo, poi ne parliamo, di docente all'Accademia di Belle Arti, di formatore, di coach verso l'arte del cinema, tu intanto stai lavorando anche su un altro progetto molto interessante, il titolo è meraviglioso, ci dirai appunto dove viene, ho riconosciuto la felicità dal rumore che faceva allontanandosi, che è sulla storia vera, in realtà, di tre attori che tu hai diretto a teatro al Mercadante la scorsa stagione, dalla reggente di Fortunato Callino. Raccontaci un po'. Sì, noi abbiamo messo in scena questo spettacolo, per ora solo a Napoli, al Mercadante appunto, e ho pensato che sarebbe stato interessante intanto girare le prove, quindi abbiamo girato con due macchine da presa tutte le prove da ottobre fino a ottobre fino al debutto. Scusa, ti interrompo per dire che stiamo parlando di Elena Russo, di Sassa Striano, Gigi Fredin. Okay. Esatto. E poi man mano che provavamo lo spettacolo, che la storia appunto una reggente, cioè una donna di camorra che si ritrova all'improvviso a sostituire il marito, il capo, perciò reggente. Quindi. E quindi al centro di una serie di complessi rapporti di forza, di danaro, eccetera, nonché di sesso con i due attendenti, che mi ricordava un po', ed è per questo che dopo tanti tentativi ho accettato. Io penso che il mio linguaggio sia quello del cinema, però ho fatto d'aiuto a teatro a Toni, a Mario Martone, e allora ho accettato, perché mi ricordava un po' la stessa logica che era dietro L'Uomo di Vetro. Sì. Film che avevo fatto, ambientato nel 72, sul pentito di mafia, sul primo pentito di mafia. E quindi insomma questo triangolo di Elena Russo e degli altri suoi attendenti diventa piano piano una specie di tragedia shakespeariana, perché si incrociano le vendette interne, il sesso, e questo lo spettacolo di Fortunato Calvino. Mentre lo mettevamo in scena ho pensato che potesse essere interessante all'inizio raccontare, come dire, semplicemente come un documentario l'evoluzione di queste prove. Poi mi sono reso conto di avere davanti tre attori, tre vite, che nella loro vita avevano moltissimo da raccontare, perché Sassa Striano, forse molti lo sanno, è stato un lungo tempo in carcere, è uscito e si è affrancato grazie al teatro e poi al cinema, ha fatto Baciofa, ha fatto Italiani con Cesare non deve morire, che ha vinto a Berlino un Orso d'Oro. Elena Russo è un'attrice che ha subito, a causa della sua bellezza, una vita travagliatissima dal punto di vista sentimentale e sessuale. Poi Gigi Credendino, che non conoscevo e ho conosciuto per questo spettacolo, e trovo tra l'altro un attore straordinario, ha vinto un tumore grazie al teatro e alla vita, e quindi ho detto questa pièce può diventare il riscatto per tre vite che partono dal dolore, che si affrancano, ed è diventata la storia del film. E questo abbiamo film girato, quando esce, come è superato, come dire, nell'uscita è superato La Parrucchiera, certo. Siccome è totalmente prodotto da me per ora, capisci che non essendo, come dire, un sto cercando di, il film è praticamente tutto montato, devo chiudere l'edizione sonora, quindi il mix, eccetera. Ci sono stati dei distributori francesi molto interessati, lo farò vedere nei prossimi giorni ad altri potenziali coproduttori, ma insomma penso, spero quanto prima, perché è un film, come dire, è l'opposto della parrucchiera. È divertente vedere che poi a distanza di pochi mesi i film sono completamente diversi, cioè La Parrucchiera è un film più mainstream anche nel sì, linguaggio, certo. È un film di Carrelli, di Steadicam, di Dolly. E poi è un film tutto macchina a mano, appunto, tipo i Dardenne, se vogliamo. Un film, come dire, anche sporco, con ogni più tanto intimista. Poca luce, molto intimista, con quella che una volta era la grana, quella sensazione di presa diretta, no? Di verità che mi sembrava. Attori anche in quel caso bravissimi, devo dire, poi a Napoli veramente. Il titolo resta, certo. Il titolo resta quello, è una frase di Proust, quindi insomma, voglio dire. Ma è vero che la felicità si riconosce solo quando la senti allontanare? Io penso di sì, la felicità dura pochissimo, la felicità è un attimo e devi essere in grado di viverla. E il periodo di non felicità, non parlo di dolore, che è la media, insomma, io diffido da quelli che ridono continuamente, che stanno sempre al pazziarsi, mi sembra quelli che poi cercano a tutti i costi la folla, il clamore, il chiasso, io sono più. Però penso la felicità sia quella vera che ti
rimane, e quindi insomma, qualche cosa l'ha azzeccato.